io ho dato indicazione di votare per mandare Matteo Salvini a processo. Noi non gli consentiremo di fare il Gabriele Paolini della situazione. Ma non mollo neanche da dentro, scriverò le mie prigioni come Silvio Pellico, faccio un nuovo format televisivo. E in quell'aula del tribunale, se mi ci manderanno, comunque chiamerò sicuramente anche Conte e Di Maio, che c'erano e non dormivano. Sa che è stata una sua scelta di propaganda bloccare quella nave, non è mai stata coordinata dal governo. Io di sbarchi ne ho bloccati non due, da 18 e da Gregoretti, ma almeno 22. Adesso non ci venga a dire difendetemi, ditemi che lo sapevate anche voi, anche perché se ricordate in quel luglio ci parlavamo ben poco. Quindi non è che una volta ogni sei mesi bisogna ricominciare da capo con un giudice che mi indaga per uno sbarco bloccato. Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo. Poi torno con voi di nascosto, col cappuccio e gli occhiali da sole, una notte a pescare. Il frutto di un anelito, come dire, romantico. Cominceranno da domani un digiuno di solidarietà e di protesta, a me può anche far bene, visto che in Emilia Romagna due chiletti li ho messi su. Questo protagonismo e queste pagliacciate di queste ore sinceramente mettono molta tristezza. La morte nel cuore, visto che da queste parti si mangia bene, eviterò tortellini e cappelletti e lasagne. Noi non abbiamo bisogno di ricette da altri. Emilia Romagna è una grande regione, ne andiamo orgogliosi, e se l'Italia somigliasse all'Emilia Romagna, mi permetto di dire, l'Italia sarebbe un paese migliore.